Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione vi ricordo sempre che c'è l'appuntamento del MUT Veneto, l'incontro fra pagani, vicani e quant'altri, fissato per giovedì 8 marzo, fra le ore 8 e mezza, 9, a Montegrotto, in via Aureliana, presso il pub Imbolc. Pertanto, se qualcuno vuole sentire o vedere qualcuno di diverso, qualcuno di nuovo, non fa altro che presentarsi, insomma, al pub Imbolc dalle 8 e mezza alle 9, e una chiacchierata a ruota libera si fa. Non esiste un tema, non esiste un obbligo, non esiste niente. Semplicemente si va al pub, ci si mangia un panino, si fa quello che si vuole, si beve quello che si vuole e la chiacchierata è a ruota libera. Naturalmente si parla un po' di tutto e le persone che hanno voglia di sapere qualcosa propongono e poi si discute. E questo è per l'8 marzo. Mentre invece il 24 marzo ci ritroviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il rito dell'equinozio di primavera, il rito della nascita, il rito della nascita per eccellenza. E quest'anno avrà fatto il rito sempre sullo stesso schema degli anni precedenti e verrà celebrata la nascita, ogni aurora, ogni nuovo momento attraverso il quale guardare il mondo, osservare il mondo, ogni trasformazione dell'individuo. E vedremo più tardi stasera ogni illuminazione delle persone, perché vi ricordo che la nascita non è semplicemente la nascita fisica, ma è anche la nascita di ogni volta che noi acquisiamo un concetto, guardiamo il mondo con occhi nuovi, per cui è una diversa nascita, è una diversa visione del mondo, è un diverso modo di percepire il mondo. Sabato scorso abbiamo invece celebrato il giorno pagano della memoria, e il giorno pagano della memoria lo abbiamo celebrato in memoria di tutti quei pagani, in memoria di tutte quelle popolazioni, in memoria di tutti quei popoli che sono stati massacrati, trasformati, annientati nel corso della storia. L'abbiamo fatto anche per ricordare tutti coloro che hanno consentito l'uscita dall'orrore cristiano e che ci hanno permesso di essere nella società in cui viviamo adesso rispetto a quelle prima, di uscire dalla monarchia assoluta, quella voluta, imposta dal cristianesimo, anche se i modelli erano precedenti. Già nella prima conferenza di fondazione abbiamo detto che il cristianesimo non ha fatto altro che, almeno dal punto di vista sociale, riproporre ciò che Cesare Augusto aveva inventato. Tutti questi eroi, diciamo così, che ci hanno portato fuori da questa situazione abnorme, li abbiamo celebrati, li abbiamo ricordati e abbiamo partecipato alle loro fatiche. Naturalmente il miglior omaggio che noi possiamo fare loro è mettere anche la nostra moneta della vita nel calderone, cioè alimentare quel respiro di libertà che dal mondo giunge agli esseri umani. Un'osservazione che avevo tentato di fare oggi, quando telefonava anche Ilaria, no? Questa necessità dei riti pubblici che sta un po' venendo fuori fra tutti i pagani, cioè fino a ieri, fino a non molto tempo fa, i pagani tendavano di nascondersi. E c'è un bellissimo brano che mi ha tradotto mia figlia, The Warrior Vicans, cioè Guerriero Viccano, che è un libro scritto da un vicca americano che di professione fa il poliziotto. E ha detto che lui, nel fare il poliziotto come vicano, ha avuto tutta una serie di problemi che comunque ha affrontato e ha superato. E con la sua esperienza di poliziotto, di vicca, ha dato dei suggerimenti ai vicani americani, dicendogli: guardate che è inutile che voi vi nascondete a fare i riti. I riti vicca, dice, non sono proibiti. E se voi vi nascondete, rischiate davvero di combinare dei guai grossi. Provate un po', dice sto poliziotto, a immaginarvi la scena, no?
Cioè, praticamente uno spettatore esterno che passa di là per caso, cos'è che vede? Vede un certo numero di persone, vestite magari anche in modo strano, che stanno girando attorno al fuoco, facendo delle cose strane attorno al fuoco. Ora, questa persona che vede questo tipo di cose, un po' montata dalla cinematografia, un po' dall'immaginazione, un po' dai media, cosa pensa? Immediatamente al satanismo. Pensa a riti satanici, telefona immediatamente alla polizia. La polizia, avvertita che ci sono dei riti satanici, siccome non sa esattamente cosa succede, si precipita là in forze, magari a fari chiusi, e si apposta con pistole e fucili. Quando questi Wiccan si accorgono che c'è la polizia, cosa succede? Succede che la sacerdotessa, sto parlando di riti Wiccan, non dei nostri, per uscire dal cerchio, c'è una certa ritualità che hanno i Wicca per uscire dal cerchio, no? E fra le altre cose rompono il cerchio con un coltello che chiamano Atamè. Tira fuori il suo Atamè, il suo coltello sacro, per uscire dal cerchio. E cosa vede il poliziotto? Vede semplicemente una pazza che ha un coltello in mano e che li sta minacciando. Allora dice questo poliziotto Wiccan, si fa, è un caso se i poliziotti non gli sparano, perché a sto punto in America hanno anche il grilletto abbastanza facile. Mentre invece, dice sto poliziotto, sarebbe stato molto più semplice se i Wiccan che facevano questo rituale fossero andati dalla polizia, dalla contrada, dai poliziotti a dire: noi nel tal posto, nei tali giorni, facciamo un rituale Wiccan. Un rituale Wicca, magari questi gli avranno anche chiesto cosa fate, e quattro spiegazioni erano più che sufficienti. Allora il passante che passa di là cosa fa? Telefona alla polizia, la polizia risponde: sì, lo sappiamo, stanno facendo un rito religioso, e la faccenda era chiusa là. Per cui dice sto poliziotto: che cavolo serve fare cose di nascoste quando non c'è nessun problema per farle nascoste e si può collaborare con le autorità e avere invece un rapporto pacifico? Ecco, questa è una cosa importantissima che noi abbiamo, come Federazione Pagana, abbiamo tentato di trasmettere a tutti gli altri, no? Cioè a tutti gli altri che chiamano se stessi pagani, che non serve fare le cose segrete perché non abbiamo nulla da nascondere. Abbiamo dei timori. Dei timori che sono stati imposti dal sistema educazionale cattolico, no? Dal cristianesimo. Per cui molte persone che chiamano se stesse pagane, in realtà vengono fuori attraverso dei percorsi molto faticosi dal cristianesimo e sentono un po' quella che è la propaganda cristiana dentro di loro. E non hanno la capacità di esporsi, la capacità di esporre i propri sentimenti religiosi, il proprio sentire, e fanno delle fatiche notevoli dal punto di vista psicologico, dal punto di vista emotivo. Bene, abbiamo visto nei riti che abbiamo fatto, ormai noi li facciamo da 10 anni, i riti, che ogni volta che facevamo un rito e che le persone partecipavano al rito, si accorgevano che era normale partecipare a un rito pagano ed era piacevole partecipare a un rito pagano. E per cui tutto quello che era il timore iniziale in realtà svaniva e le persone si liberavano effettivamente da blocchi psicologici o da tare imposte. Un amico mi ha ricordato non molto tempo fa che quando dai microfoni di questa radio ho cominciato a parlare della necessità di fare riti religiosi, molti di questa radio storcevano il naso, qualcosa di più veramente di storcere il naso. E invece adesso è diventato normale parlare di questo e anche altre persone da questa radio parlano della necessità di una ritualità e di riti. Ebbene, in realtà il rito, specialmente quando è pubblico,
rimuove dalle persone tutta una serie di tare, cioè tutta una serie di timori che hanno le persone nell'affrontare la loro quotidianità. Un esempio che ho fatto oggi è il discorso del fuoco, no? Il passaggio in mezzo al fuoco. Noi praticamente durante i riti nostri passiamo attraverso due colonne di fuoco che, vabbè, possono essere molto basse, ma nei momenti di massimo vigore raggiunge circa un metro e mezzo, due metri queste colonne, e praticamente rasentano la pelle della persona che sta passando in mezzo alle due colonne di fuoco. Ebbene, se c'erano dei timori delle persone nel sentire il caldo e di avere un po' di paura, un po' alla volta questi timori sono stati superati, cioè le persone si sono accorte che possono affrontare una certa quantità di calore e provare affetto per il calore che provano nei confronti del fuoco. Questo non significa perdere le proprie difese psicologiche nei confronti del fuoco distruttore, ma significa non vedere necessariamente nel fuoco il distruttore, ma vedere nel fuoco invece un amico, vedere la forza della conoscenza, vedere in esso esprimersi la forza della vita. E anche questo sta nascendo nelle persone in maniera sempre di più. Io che ho la raccolta fotografica, diciamo così, fin dal primo rito che abbiamo fatto, dei passaggi in mezzo al fuoco, mi accorgo di quello che è l'atteggiamento diverso delle persone che passano attraverso il fuoco, e vedo la differenza che esiste fra i primi passaggi di qualche anno fa e i passaggi attraverso il fuoco che c'è adesso. Cioè, mentre prima c'era un certo timore, i timori vengono sempre più diminuiti. Chiaramente ogni persona ha il suo percorso, il suo modo di essere. Però questo vale per tutto quello che sono gli ostacoli a espandere noi stessi. E il rito ha questa funzione e deve essere un rito pubblico. Certo, non ci mettiamo in piazza San Marco o in piazza di Padova a deturpare quello che è il patrimonio monumentale per fare un rito, per fare colonne di fuoco. Questo è ovvio, cioè cerchiamo sempre di rispettare quello che è il luogo e di fare le cose là dove è possibile farle e in assoluta sicurezza. Però è pubblico nel senso che le autorità, il paese, le persone sanno che là c'è un rito pubblico, c'è un rito religioso, un rito pagano. Poi naturalmente ognuno commenta come vuole, anche quelli che ci guardano da distante, ma importante è che si sappia che c'è un rito religioso. Importante è che le persone sappiano che stanno facendo un rito religioso. E ogni volta che alle persone si toglie un timore, si toglie una deferenza, si toglie una paura, si toglie una sottomissione rispetto al fuoco, rispetto al fatto di girare e battere tamburi attorno al fuoco, rispetto a recitare pubblicamente un inno, rispetto al sentire ciò che c'è dentro e ad esporlo fuori, ebbene, si toglie una sottomissione, si toglie un ostacolo alla nostra esistenza, e il giorno dopo è più facile affrontare la vita. E questo è importantissimo, che mi interessava sottolineare. Quando avevamo deciso di fare le due colonne in mezzo al fuoco, cioè fare il passaggio in mezzo al fuoco, inizialmente l'avevo preso per le notizie che arrivavano dall'Iran, dove i pagani iraniani hanno una tradizione del passaggio in mezzo al fuoco. Poi un po' alla volta ho scoperto l'importanza di questa tradizione e quanto fosse diffusa in realtà. Poi ci sono una serie di variabili, tipo saltare il fuoco, passare di traverso, ma quelle sono altre cose ancora. Però vedendolo, facendolo e vedendolo espresso nei riti, ne ho capito anche l'importanza, cioè quanto sia fondamentale il passare fra i fuochi. E penso che diventerà un momento ricorrente nel paganesimo e nella ritualità pagana. Quando ho aperto
il nuovo sito, no? Ho aperto il sito www.stregoneriapagana.it. Ho messo due brevi filmati in testa alla prima pagina del sito. E uno di questi filmati tratta proprio del passaggio in mezzo al fuoco. C'è un amico, un pagano, che passa in mezzo al fuoco, poi c'è anche Francesco che si vede, e è importante che questo filmato sia fatto anche perché l'odio degli ebrei per chi passa in mezzo al fuoco, cioè l'odio degli ebrei anche per le loro tradizioni precedenti che erano legate alla Fenicia, che erano legati agli Ittiti, agli Urriti e a tutte le popolazioni che hanno preceduto gli ebrei, era talmente forte, talmente violento da condannare proprio questo rito, il passaggio in mezzo al fuoco, che è un rito di iniziazione, cioè è il rito dei giovani. E nel sito Stregoneria Pagana ho appunto messo il filmatino del passaggio in mezzo al fuoco di un pagano, è un filmatino di pochi secondi che va in continuato, si ripete continuamente, e una citazione presa da Ezechiele. Non è neanche la citazione più efficace, diciamo che ne posso trovare delle altre citazioni più efficaci, perché nella Bibbia è ripetuto più volte l'orrore del macellaio di Sodoma e Gomorra per coloro che amano la libertà e fanno passare i loro figli in mezzo al fuoco. E poi un'altra immagine che ho messo è l'immagine del fuoco con un frammento degli oracoli caldaici in cui si parla della relazione del fuoco e di Ecate. Ecate, vi ricordo, sta alla nascita degli esseri luminosi, cioè la morte del corpo fisico, la nascita degli esseri luminosi, come Giunone sta alla morte del feto e alla nascita del bambino. Cioè praticamente Ecate non è altro che la forza che aiuta gli esseri della natura a trasformarsi in dei. E proprio Ecate l'ho usata anche per entrare nel vecchio sito PaganoIt. Ecate, che è una figura presa da un vaso greco, con due fiaccole, perché Ecate è una portatrice di luce, una portatrice di fiaccole. Le divinità dell'antica Grecia portatrici di fiaccole erano le divinità che donano la conoscenza, quelle che alimentano la conoscenza in ogni buio. E invece per entrare nel sito Collegio dei Sali ho usato Atena. L'immagine sempre di un vaso greco di Atena. Per entrare invece nel nuovo sito ho usato un'altra immagine ancora, ho usato l'immagine dei cristiani che bruciano una donna. Ed è l'omaggio che il sito www.stregoneriapagana.it fa a tutte le donne che sono state bruciate dai cristiani. Sempre in questa prima pagina del sito ci sono altre tre immagini. Una è di Iside che sta allattando Horus, il bambino, e l'immagine di Iside, scusate, che allatta Horus è praticamente quella che i cristiani hanno rubato alle antiche religioni misteriche, in particolare ai misteri di Iside, per usarla per esaltare la loro Madonna. In pratica hanno rubato l'immagine di Iside che allatta Horus, che allatta il bambino, per trasformare nella loro Madonna che allatta Gesù bambino. Ed è una delle più grosse offese, una delle tante offese che i pagani antichi hanno ricevuto dai terroristi cristiani. Ebbene, quell'immagine l'ho usata per entrare direttamente nella pagina di Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè come gli stregoni pensano il cristianesimo e i principi dottrinali cristiani. Altre due immagini, poi sempre sulla stessa pagina, una è data dalla stella a 5 punte, la stella pagana, che porta al sito www.federazionepagana.it, e un'altra immagine che è quella del Pan, il Pan, Pan,
a cavallo di un cerbiatto che schiaccia una chiesa cristiana. Ed è un'immagine che ho scattato io personalmente, potrebbe averla scattata mia figlia, quella volta facemmo 6 o 7 foto, comunque l'abbiamo scattata noi e appositamente, proprio perché per prendere Pam in maniera splendida, e fatalità è venuta fuori anche questa immagine molto particolare e l'abbiamo usata per entrare nel sito di www.federazionepagana.com, pagina dove Franco carica la radio, carica le trasmissioni di Radio Gamma 5 sul paganesimo. E questo è il discorso del sito nuovo che ho aperto praticamente ieri, www.stregoneriapagana.it, ed è un discorso sui riti. Va bene, visto che mi sono dilungato eccessivamente, ma non è poco male, il discorso di oggi relativo alla percezione extrasensoriale sarà relativo all'illuminazione. Voi avete sempre sentito parlare da varie fonti, da varie religioni, buddisti, induisti, taoisti, cristiani, dell'illuminazione. Che cos'è l'illuminazione? L'illuminazione non è altro che, uso un termine particolare, fra virgolette, un moto dello spirito, un'emozione. Un'emozione estremamente forte che ha la capacità di far entrare nella ragione un elemento nuovo con cui descrivere il mondo. Non credevo, dice la persona, che ci fosse anche questo. Ebbene, questo arriva con una tale violenza, con una tale forza emotiva, che l'individuo non può non prendere atto. Ma non si tratta di un ragionamento, si tratta di un'emozione, cioè si tratta di un moto dello spirito profondo che arriva alla ragione come ragionamento. Ma prima c'è il moto dello spirito, prima c'è la divaricazione di qualcosa che era tenuto prigioniero dentro di noi. Ebbene, questa illuminazione ormai è abbastanza riconosciuta che esiste, però ciò che era difficile capire è da dove veniva questa illuminazione, cioè come si produceva nell'individuo questa illuminazione, o meglio, come si produceva ve lo dice la stregoneria, però oggettivamente quali sono le realtà per cui può avvenire l'illuminazione? E questo ce lo può dire la scienza, e la scienza ce lo dice attraverso uno studio un po' particolare. Il pezzo è Percezione Extrasensoriale 5 o 005, adesso non mi ricordo più come si chiama, .html, che trovate nel sito www.federazionepagana.it, e il titolo è Il rumore di fondo. Capita però che si scopre qualche cosa di impensato. Voi provate un attimino a pensare a Darwin, no? Darwin decide di trovare le prove che Dio ha creato il mondo. È una roba da fuori di testa, cioè soltanto uno che è cresciuto fra i cattolici può mettersi in testa di trovare le prove che Dio ha creato il mondo. Darwin salpa e va verso le isole, va verso l'America, va nel suo viaggio intorno al mondo e va a cercare le prove della creazione del mondo. Ebbene, lui è talmente convinto di trovare le prove della creazione del mondo che a un certo punto una prova, due prove, tre prove, quattro prove, cinque prove, sei prove, sette prove, otto prove, tutte razionali, nove prove, dieci prove razionali, finché ha un moto dello spirito e dice: non c'è nessuna creazione, tutto
fatto è avvenuto per trasformazione. Ebbene, quando lui realizza l'idea che tutto è divenuto per trasformazione, non è un ragionamento ben fatto, ma è un moto dello spirito profondo, si è illuminato. Ciò che era sconosciuto, per lui è diventato conosciuto. E questa è un'illuminazione. E a noi ci capita tutti i giorni una cosa del genere. Dal giornale Il Gazzettino del 20 settembre 2006. Udine scopre nel cervelletto il radar delle stranezze. Si era liquidato con un diminutivo, ma negli ultimi anni si stava acquisendo sempre maggior consapevolezza del fatto che il cervelletto, collocato nella parte posteriore della scatola cranica, non fosse semplicemente il regolatore dei movimenti volontari. Questa ricerca ha permesso di scoprire che è proprio in questa sede, che parte l'allerta in caso di stimoli diversi da quelli noti. È il radar che capta le stranezze. È un direttore d'orchestra delle sensazioni, lo definisce Domenico Restuccia, direttore del Day Hospital della nostra famiglia di Udine, che ha condotto l'indagine. Così il passaggio di un treno ci fa sussultare durante una gita, ma diventa rumore di fondo indistinto e neppure colto per chi vive nei pressi dei binari. Già una decina di anni fa, il finlandese Nahatanen aveva osservato che il cervello registra anche quello che non viene portato a livello dell'attenzione e che la risposta era diversa a fronte di uno stimolo regolare. Ricorda Domenico Restuccia, si era visto che lesioni nel cervelletto conducevano in certi deficit sensitivi, ma noi volevamo stabilire se si trattasse di un'anomalia a livello più elementare e che coinvolgesse processi più complessi, come e dove si elaborassero queste informazioni e sensazioni per indirizzarle poi al cervello non era noto. E non era semplice ottenere la prova che nel cervelletto fossero racchiuse queste potenzialità. Così si è fatto ricorso a un esperimento. Si trattava di somministrare un piccolo stimolo elettrico non doloroso e regolare, spiega il dottor Restuccia, al pollice dei candidati al test, mentre di tanto in tanto veniva fatto giungere un impulso sempre trascurabile al mignolo e frattanto l'attenzione veniva distolta da un'attività più impegnativa come la lettura. Ebbene, il tracciato elettroencefalografico dei soggetti sani per effetto degli stimoli percepiti inconsciamente come anomali attivava anche aree cerebrali associative prossime a quelle coinvolte come risposta ad uno stimolo normale. L'onda, insomma, aveva una risposta più ampia, mentre questa capacità non sussisteva nelle persone che presentavano una lesione nel cervelletto. L'articolo è di Patria Disnan. Si scopre in sostanza la capacità di eliminare dall'attenzione tutto il rumore di fondo, una capacità operata dal cervelletto. Solo il rumore di fondo? Quando si osserva un paesaggio si dice «là c'è una mucca». La nostra attenzione si fissa sulla mucca e sparisce dalla nostra attenzione il paesaggio in cui la mucca è inserita. La mucca ha attratto la nostra attenzione, ma molti avvenimenti accadono nel paesaggio che sta sotto i nostri occhi e noi o li vediamo o li collochiamo in una situazione di fondo, immobile, oppure ne ignoriamo l'accadimento in quanto non è di nostro interesse, oppure non ne cogliamo il significato. Eppure tutto ciò esiste, ma per noi è solo un rumore di fondo, entro il quale si collocano gli eventi che sono oggetto della nostra attenzione. Provate ad estendere l'azione del cervelletto in tutta l'attività quotidiana. Noi viviamo un quotidiano che può essere considerato sempre come un rumore di fondo. In quel quotidiano, ogni tanto, ci sono degli accadimenti che attraggono la nostra attenzione o coinvolgono le nostre emozioni.
Questi accadimenti vengono vissuti con passione o comunque con intensità emotiva ed entrano a far parte della nostra memoria e delle nostre trasformazioni che noi mettiamo in atto nella nostra esistenza. Quante volte avremmo potuto essere coinvolti in trasformazioni emotive e invece abbiamo chiuso gli avvenimenti in un rumore di fondo, senza concentrare su di essi la nostra attenzione e le nostre emozioni. In alcune persone la vita è solo un rumore di fondo, in altre persone la vita è una sequenza di avvenimenti che stupiscono. Alcune persone vivono con le emozioni esposte, altre persone hanno soffocato così tanto le loro emozioni che soltanto avvenimenti travolgenti o drammatici possono scuoterle. C'è una base biologica in questi comportamenti, ma la base biologica è stata organizzata e funziona in base alle relazioni che l'individuo ha costruito fra sé e il mondo che lo circonda. E se quella base biologica è costruita mediante le scelte che l'individuo ha fatto, ci sono delle scelte che l'individuo può fare per modificare la sua stessa base biologica, anche se queste scelte comportano una trasformazione dell'individuo e un grande dolore per avviare la trasformazione stessa. Questa base biologica ci permette di osservare un principio fondamentale della magia, la capacità dell'essere umano di osservare quanto gli sta attorno, scorgere e stupirsi degli accadimenti separandoli dal rumore di fondo della sua esistenza. Una persona vive circa 80 anni solari. In questi 80 anni affrontiamo un numero altissimo di situazioni che ci modificano, ma che tuttavia sono una piccola parte delle possibilità che abbiamo di trasformarci, imparare e divenire. Il cervelletto ci permette di non venire soffocati dall'immenso dei fenomeni che richiederebbero la nostra attenzione e la nostra analisi. Per contro, c'è una tensione dentro di noi, un dolore, ogni volta che affrontiamo qualche cosa di nuovo e che quel qualcosa di nuovo ci costringe a modificarci in relazione ad esso e noi nella relazione che esso e noi instauriamo. La trasformazione generata dalla relazione è magia, una magia che può entrare nella nostra consapevolezza o meno, che si può calare più o meno profondamente in noi, che può decidere la direzione delle successive modificazioni. Il sistema individuato dalla scienza permette di acquisire e fagocitare il nuovo fino a farlo diventare rumore di fondo. Il bambino appena nato non ha rumore di fondo. Tutto si presenta alla sua attenzione con forza e determinazione. Poi il sonno, che disintegra la sua coscienza, gli permette di mettere molti fenomeni nel fondo della sua attenzione, lontani dall'eccitazione emotiva, ignorati. Questo processo, quando è troppo violento, ci porta ad ignorare il mondo. Quando è troppo leggero, crea le ossessioni. Quando ne prendiamo il controllo mediante la nostra volontà, spostiamo la nostra attenzione sul fondo della nostra esistenza, facendo emergere i protagonisti della vita che ci circondano e che noi ignoriamo. Emergono da un indistinto i fenomeni, Melinoe, i fantasmi dell'esistenza. Emergono da un indistinto i fenomeni importanti, li riconosciamo, li portiamo all'attenzione, li analizziamo e li nominiamo. Ciò che era indistinto, ciò che era assodato, ora emerge come fenomeno preciso su cui si punta l'attenzione, facendolo diventare un elemento importante della nostra vita. È un po' come la ragazza che abbiamo frequentato per mesi, per lavoro o per dovere. Poi un giorno ci si innamora, la si guarda con occhi diversi. Ciò che era un rumore di fondo, le mille persone che ogni giorno passano davanti ai nostri occhi, emerge, tocca le nostre emozioni, diventa importante. È la magia di riconoscere ciò che per molti è ancora e solo un rumore di fondo. Bene, questo concetto del rumore di fondo è un concetto che dovremmo usare moltissimo, perché tutta la vita
le persone, viene vissuta dalle persone spesso solo ed esclusivamente come un rumore di fondo, un vuoto rumore di fondo, un silenzioso rumore di fondo. Se guardi un gatto ti sta guardando, non è un rumore di fondo. Se guardi un filo d'erba ti sta guardando, non è un rumore di fondo. Se guardi l'acqua, l'acqua ti sta guardando, non è un rumore di fondo. Se guardi il sole ti sta guardando, non è un rumore di fondo. Non trasformare i tuoi occhi in strumenti con cui misurare il mondo. Non aveva occhi tuo nonno quando progettava se stesso nel brodo primordiale, eppure si emozionava davanti al mondo, si è emozionato miliardi e miliardi di volte, e te stesso sei il prodotto di quelle emozioni. E se tuo nonno non era un rumore di fondo, nemmeno tu sei un rumore di fondo. Cosa sembrerebbero i tuoi occhi senza le emozioni nel mondo? Se vedi gli occhi del gatto, sai vedere quello, quelli del filo d'erba e quelli dell'acqua e gli occhi del sole? Ricomincia ad emozionarti e vedrai te stesso attraverso gli occhi del gatto, del filo d'erba, dell'acqua e del sole. Ma soprattutto potrai capire tuo nonno e il suo infinito divenire nei mutamenti. Tu stesso diventerai nonno, fondamento, di cui il futuro diverrà forza. E allora scoprirai di guardare il mondo con gli occhi del gatto, guardare il mondo con gli occhi del filo d'erba, guardare il mondo con gli occhi dell'acqua, guardare il mondo con gli occhi del sole. In quel momento i tuoi sentimenti saranno quelli dell'essere natura, perché tu e il mondo sarete una sola forza, un solo intento e un solo divenire. Quando si trasforma il mondo in un rumore di fondo, significa che ci si è separati eccessivamente dal mondo. Significa che non sappiamo più cogliere gli avvenimenti o le cose importanti del mondo. Ma se noi non sappiamo cogliere gli avvenimenti e le cose importanti del mondo, significa che non abbiamo intento, non abbiamo intento sul quale guidare la nostra attenzione. Ed effettivamente in quel momento siamo morti, perché noi siamo vivi solo se ci trasformiamo, solo se ci emozioniamo, e il rumore di fondo non ci dà nessuna emozione. E questo in fondo è il segreto della stregoneria: l'uso di cose antiche che sono sempre il fondamento della vita. Bene, naturalmente in questo modo, quando un soggetto, un oggetto cessa di essere rumore di fondo, si apre nell'individuo la scoperta. La scoperta si apre come un'illuminazione, cioè una lampadina che si accende. Dopodiché, da qualche parte ho anche qualche articolo di ricerche scientifiche relative alla lampadina che si accende nel cervello, che è un'emozione. Ci sono stati scoperti tutta una serie di collegamenti che dalla parte profonda del cervello arrivano fino alla corteccia cerebrale, proprio quando c'è il momento di illuminazione, quando arriva l'idea, quando arriva la rottura del già conosciuto. Ed è una ricerca che la scienza sta facendo, perché alla scienza non gli frega niente come voi producete l'emozione, l'illuminazione. Alla scienza interessa solo una cosa: quando uno dice che viene illuminato, che ha un'idea, che è folgorato, esiste una base biologica? Questo interessa la scienza. Non interessa come voi potete fare per avere l'emozione,
per avere l'intuizione, per avere il colpo di genio. Questo non gliene frega niente la scienza. La scienza interessa sapere se e cosa si mette in moto quando c'è un'illuminazione, quando c'è un colpo di genio. Questo interessa. Per cui è questo che noi ci interessa trovare nella scienza. Dopodiché, come si fa ad avere illuminazione? Come si fa a spostare l'attenzione sugli oggetti del mondo e tirarli fuori da quello che è il rumore di fondo della vita? E questa è arte della stregoneria. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Questo è per quanto riguarda il discorso sul rumore di fondo. La prossima volta vi farò il discorso sulla prescienza, invece cosa ha scoperto la scienza in relazione alla prescienza. Pronto? Ciao. Ciao. Ti ho tenuto a proposito, che sempre su Repubblica, no? Sì. Sulla scienza parla sempre di scienza anche questo, perché se, il segreto di un cervello sempre giovane, no? Sì. È in un gene. Ecco perché i bambini imparano così in fretta. È un gene che l'ha scoperta. I geni che promuovono la plasticità dei neuroni si attivano nel cervello, solo nelle prime fasi della vita, tornando qui escenti quando si chiude il periodo critico. Però il discorso sulla plasticità, questo è un discorso l'ho visto ieri su Televideo, infatti sì. Aspettavo i giornali di oggi per vederlo. Però la plasticità cerebrale si è accorti che esiste anche in età adulta. Ah sì? Sì, altrimenti non ci sarebbe la ricostruzione delle connessioni quando uno va in coma. Cioè quando uno ha delle lesioni, ha le lesioni del cervello, no? Sta in coma, il cervello ricostruisce quelli che sono i percorsi neuronali passando da altre parti. Naturalmente la ricostruzione non è mai ottimale, però esistono tutta una serie di soluzioni. Queste soluzioni hanno dimostrato che esiste una plasticità cerebrale in età adulta. Poi ultimamente si è anche osservato proprio la nascita di nuovi neuroni in età molto avanzata attraverso dei gesti continui. Come che sempre so a cronaca che il neonato di 2 settimane che è morto per fermare il cuore per mezz'ora, no? Esatto. Sentivo ieri con colpo di tosse si è tornato in vita. Sì. Oh, almeno quello è morto per mezz'ora e risuscitato. Marco, quello è vero. Sì, esatto. È misurato. È morto, è risuscitato. È andato morto, sì. Non ha subito lesioni. Si domandano il perché appunto non ha subito nessun danno, forse magari. Ma ultimamente stanno scoprendo, è successo anche con uno scalatore, mi sembra, giapponese, che abbiamo delle capacità di autoibernazione. Per cui abbiamo la capacità anche di accelerare o di rallentare quelli che sono i flussi che abbiamo nelle varie parti. Chiaramente deve essere molto attivo questo strumento, cioè non tutti riescono a metterlo in funzione, però si è scoperto che alcune persone lo hanno. Comunque siamo di andare verso una strada, ormai si è aperto, diciamo, per la scienza e per tutto il resto, per l'umanità si è aperto un varco sempre più ampio, che siamo, entriamo insomma in una scienza, cioè in una visuale, in una visione dell'esistenza che... Cioè non si può più. Era impensabile. Secondo quando abbiamo cominciato queste trasmissioni, no? Io quando ho cominciato anche a scrivere Crogiolo o Stravone, la gente non si pensava, cioè effettivamente o io ero ben all'interno di quello che erano le notizie che giravano, no? O comunque avevo l'intuizione di quello che erano le cose, sta di fatto che la base Crogiolo o Stravone non è solo stata confermata, ma è stata più che confermata con le ultime scoperte scientifiche, esatto, insomma. Esatto. Per cui, sì, ma all'inizio però che la meraviglia della gente, cioè lo stupirsi, no, capito? L'ironia e il suo, sì, ma e dopo naturalmente si fa più serio e si fa più come questo qua
bisogna andare dentro, cioè capire come che si sviluppa la cosa, come capire. Sì, beh, il problema è che poi è tardi, no? Perché tardi. Io sono preso da altre cose, sì. Cioè io ho miliardi di cose da fare, una volta che la cosa l'ho fatta, cioè, quando tu scopri che poteva esserti importante, ma io sono andato dall'altra parte, insomma. Il tempo che passa e il tempo utile per capire se passa. Anche perché tieni presente, Ivano, c'è alcuni che gli piacciono i libri, no? Come fai tu? Sì, sì. Altri gli piacciono i discorsi sul Crogiolo dello Stregone, altri gli piacciono i discorsi sul Patto di Nazareth. Sì. Per cui magari quelli che piacciono i discorsi sul Crogiolo dello Stregone danno fastidio a quelli sul Patto di Nazareth, no? Esatto. Però per me sono ugualmente importanti. Sì. Per cui quando uno l'ha messo da parte, l'ho messo da parte, sto parlando dell'altro che mi prende. Esatto. A me le tue adesso dell'ora della sera che ti fai sempre. Una manna per me, cioè citando una frase biblica, cioè secondo me, e perché se veramente sento come passa sta ora qua velocissima proprio perché... ma se sapessi a niente quando ci ho lavorato io per fare sta roba, adesso lavoravo lì un'oretta, no, ma io ci ho lavorato giorni. Cioè quello delle chiave, no, altri, cioè che siamo in James Hillman, che sei tanti autori. Stanno anche aumentando. Esatto, stanno anche Odi Freddi, che sei appunto Galimberti, che sei ne unisce, che mi fa incontrare come idee, come scienze, sì. Insomma, come... E più aumenta l'esigenza della società e più aumenteranno. Esatto. Anche perché loro hanno un bagaglio culturale infinitamente più grosso del mio. Ecco. Per cui io posso tracciare dei striscette, ma lui quando prendono le mie striscette, prendono le striscette, aprono autostrade. Appunto, capito, a me, ma cavolo, mi a confronto di te adesso senza di nato, cioè, cioè, posso ad ascoltare e sta zitto, insomma. Beh, insomma, non esageremo, comunque faccio quello che posso. Sì, veramente un bel ascoltare, un bel capire, insomma, se sei cosa capire, ecco. Speriamo, sì. Dai. Ok. Ok, ciao. Ciao. Vabbè, e il problema è questo, che le cose hanno una loro realtà e hanno una realtà anche quando quelle cose sono sconosciute. Chiaramente quando parli uno stregone nel secolo scorso doveva prendersi gli allievi, doveva metterli sotto torchio in modo che si trasformassero e capissero il suo discorso sulla trasformazione. Io non metto sotto torchio la gente aspettando che si trasformi, ma do a tutti questa possibilità parlando delle cose e tentando di usare la fortuna che ho io in questo momento, che la scienza sta facendo una scoperta di una e dell'altra, è quello che viene per dimostrare cos'è la realtà. Chiaramente quelle persone che hanno sufficiente potere personale riescono a capire quello che dico e a usarlo. E le altre ascoltano come una bella trasmissione oppure come uno che gli sta rompendo le scatole dalla radio, ma io questo qua non ci posso fare assolutamente niente. Io posso solo mettere insieme le mie cose e un po' alla volta cercare di diffonderle, farle comprendere, magari anche rimodularle in modo di presentarle in maniera diversa, perché a volte non è semplicemente quello che dico, ma anche come lo dico e il contesto in cui lo dico. Infatti anche quando ho fatto questo nuovo sito di stregoneria pagana, chiaramente la stragrande maggioranza, c'è il trasferimento di due siti già noti, però l'impostazione che sto cercando di dare a stregoneria pagana è un'impostazione che è leggermente diversa e che introduce un discorso un po' diverso, non tanto diverso, ma lo presenta in maniera diversa e forse per alcune persone può risultare un po' più piacevole, ecco, che non doversi prendere le cose quando sono buttate là col badile, come si fa con la terra, insomma. Per cui sto cercando di presentare anche le cose un po' meglio. Boh. Io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Sembrerebbe dagli impegni di Francesco che giovedì prossimo ci sarò solo io, salvo che succeda qualcosa di nuovo. Se ci sarò solo io, mi preparerò un argomento anche per la trasmissione del giovedì pomeriggio, da fare come faccio di solito. Bon, ciao a tutti e a risentirci. Metto immediatamente su la pubblicità per Stefano. Ciao.